abbiamo un tavolo di educazione alla sostenibilità e da qui è nata proprio l'idea di provare a mettere una sezione, anzi un criterio speciale per dare una linea su Eco 2015 a questa nuova edizione, quarta edizione del progetto, mettendo appunto questo criterio agroalimentare. La EC, diciamo, trasversalmente ai vari progetti ci spiegherà un po' qual è questa componente. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui e anche, come diceva Valentina e come diceva prima il mio direttore, che questa ipotesi di collaborazione con le nostre strutture si sia poi finalmente concretizzata e siamo riusciti a portarla avanti, la porteremo avanti anche nella prossima edizione. Tra i compiti affidati è quello anche di fare alcuni ringraziamenti, lo faccio subito per paura di dimenticarmi, e quindi ringrazio l'Agenzia Comunicamente che ci ha supportato nell'organizzazione odierna, la Tenuta Sant'Urbano, un'azienda agricola che ha fornito e ha organizzato il buffet che vedrete sotto quando ci sposteremo all'ora di pranzo, e che vuole essere anche un momento non solo di alimentazione, ma anche insomma, proprio un momento formativo, perché saranno tutti i prodotti del territorio, dopo i GP, e infine il centro servizio frutticoli per le belle pere che trovate all'ingresso, che sono destinate ai ragazzi, ma se dovessero rimanere ben venga, insomma, che le prendono gli insegnanti, non ce le vogliamo riportare in ufficio. Bene. Paesaggio naturale e paesaggio agrario, spazio rurale e tradizioni contadine, prodotti agroalimentari, tecniche di lavorazione e trasformazione dei prodotti, ricette e preparazioni alimentari della tradizione fanno parte indubbiamente del nostro patrimonio culturale. Credo quindi che i ragazzi che hanno elaborato questi progetti guidati dai loro insegnanti abbiano ben compreso questo aspetto, forse anche, come si diceva, sollecitati dal tema di Expo 2015, che sarà proprio l'alimentazione, e siano riusciti a sposare in modo molte volte anche inedito cultura alta con cultura bassa, cultura immateriale e aspetti immateriali, riuscendo a mettere in contatto ambiti diversi, realtà del territorio molto diverse ma pure importanti e interessanti, interrogando anche a volte fonti un po' meno convenzionali, come possono essere l'impresa agricola, la fattoria didattica, operatori del settore agroalimentare industriale o soggetti per esempio di promozione turistica. Indubbiamente questo lavoro, questo tipo di progettazione ha funzionato, ha interessato, perché ben 10 dei progetti vincitori contengono appunto questa componente agroalimentare. 7 entrano nell'ambito della sezione musei e 3 della sezione archivi. Molto velocemente darò qualche suggestione, ma sono già stati presentati i progetti, quindi non mi soffermerò. Andando per ambito territoriale, la zona di Parma si è interrogata e approfondito il tema da un lato della cucina, e qui appunto è stato sottolineato la presenza di Alma, sicuramente è stata una grossa suggestione, e unendo antico e moderno, mi sento di dire, perché dalle ricerche sulle ricette tradizionali si è pensato poi di realizzare un nuovo cooking attraverso un video, qualcosa di anche molto tecnologico. Sull'altro versante ci si è invece interrogati sul tema dell'agrobiodiversità. Molte aziende agricole in provincia di Parma sono anche agricoltori custodi, ossia agricoltori che si sono impegnati a preservare razze e varietà di sono in estinzione, quindi probabilmente questa sensibilità esiste in questo territorio, quindi i ragazzi lavoreranno su questo. A Modena sarà molto incentrato anche qui, probabilmente per la presenza gli altri in realtà insomma, che lavorano sul tema della cucina, sull'alimentazione, ma con un approccio anche storico, perché si andrà a indagare l'alimentazione anche del passato, del 800 e 900. Il tema delle api, come è stato detto, è molto importante. Qualcuno dice, forse ha ragione, che se dovessero sparire le api non ci sarebbe più la vita sulla terra, per l'importante ruolo dell'impollinazione e non solo. Quindi interessante il fatto che si vada a vedere che cosa sta succedendo, purtroppo in senso abbastanza negativo, con il cambiamento climatico e i problemi creati stanno subendo, ma ci sarà poi la parte
penso insomma anche più ludica della preparazione di alimenti a base di miele. Poi ancora il progetto di Cesenatico che va a indagare il tema del mare, della navigazione e quindi anche del prodotto ittico e anche di altri prodotti tipici del territorio. Il mantellone di Bobbio, mi ricordo quando lavoravamo in commissione ci dicevamo ma non ne sapevamo nulla di questo mantellone di Bobbio, sicuramente andremo a ricercarlo, assaggiarlo, interessante che i ragazzi vogliono approfondire questo, ma naturalmente una ricerca più ampia sul patrimonio locale. E poi ancora il progetto di Ferrara, una ricerca storica sull'alimentazione e le ricette nei secoli. E poi ancora, e spero di non aver dimenticato nessuno, per i musei, per la parte archivi abbiamo il lavoro sul latte, molto interessante, molto curioso, il fatto di voler andare a ricercare quei poteri che non esistono più nella zona di Granarolo, che erano una sorta di granaio, tra virgolette, della città di Bologna, perché forniva il latte, e è anche curiosa e interessante l'idea di proporre una mappa turistica incentrata su questi poteri. Poi il vino a Rimini, con un'interessante ricerca dal punto di vista economico, ma anche agronomico, sulle varietà. E poi il lavoro sul chilometro zero, quindi carina l'idea di intrecciare la ricerca storica con l'attività di vendita diretta, da cui immagino il titolo chilometro zero. Ecco, quindi una grande ricchezza, come si dice, una gran fatica per noi a selezionare e purtroppo la tristezza di dover eliminare qualche progetto che pure meritava tantissimo, molti se ne sono giocati sul filo di lana. Per concludere, mi auspico che questa collaborazione continui, che possano questi progetti, ma non solo magari i vincitori, anche gli altri, quindi più meritevoli, poter costituire delle buone pratiche che possono essere spunto per attività future di educazione alimentare. Grazie.